questo mese solo sugli schermi. Pochi sport come il basket vivranno alle Olimpiadi un momento storico. Il merito è della NBA, che manderà in Catalogna una squadra da sogno, un dream team appunto. Nell'84 ero molto più giovane e le Olimpiadi mi sembravano il massimo in assoluto cui si potesse partecipare. Stavolta sarà diverso, ma rappresentare il proprio paese è sempre un'emozione unica. Mi è molto mancata la medaglia d'oro e adesso sono molto felice di poterci riprovare. Questa è una chance che si presenta molto raramente, così tanti grandi atleti concentrati nello stesso luogo per un paio di settimane. Conoscerli meglio e vivere con loro sarà davvero divertente. When you come up through that door and you hear the bat, da 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 da. Uscire dalla porta degli spogliatoi e sentire gli inni ti fa sentire come Superman, è davvero splendido. It's over. In diretta da Hockenheim e Assen, il Gran Premio di Germania e il Gran Premio d'Olanda per il campionato mondiale di motociclismo. La questione chiave non è se il Dream Team vincerà, ma di quanto. Così i giornali americani presentano ormai da mesi l'avventura della prima squadra olimpica statunitense a essere formata da giocatori professionisti. Tre, Jordan, Ewing e Mullen, hanno già colto una medaglia d'oro olimpica, quando ancora non valevano la metà rispetto al loro livello attuale. Lo stesso Jordan, Magic e Larry Bird hanno i titoli per aspirare legittimamente al ruolo di più grande di sempre nel rispettivo ruolo. Patrick Ewing e David Robinson hanno ridefinito dal punto di vista atletico il ruolo di centro, almeno quanto Scottie Pippen, forse il giocatore più versatile del mondo, ha fatto con quello di ala piccola. E gli standard fisici di Charles Barkley e Karl Malone per un verso, e Clyde Drexler per un altro, sono assolutamente sconosciuti al resto del mondo cestistico. A questo punto, la tecnica perfetta di cui Christian Leitner e John Stockton sono in possesso sembra solo una ciliegina sulla torta più golosa che qualsiasi appassionato abbia mai gustato. Insomma, la nazionale USA, che tra poco vedremo nell'esordio ufficiale contro Cuba nel torneo preolimpico di Portland, è destinata a scrivere comunque una pagina storica per il basket mondiale. Dovesse stravincere, avrebbe fatto solo il proprio dovere, vendicando l'amara sconfitta patita dagli universitari a Seul nell'88 e dando ulteriore lustro all'immagine della NBA nel mondo. Dovesse semplicemente vincere, darebbe voce a quelli che credono nella riduzione delle distanze tra i pro a stelle e strisce e il resto del mondo. Dovesse perdere anche solamente una partita, invece, creerebbe un precedente del tutto impensabile. L'idea di perdere non passa neanche per la mente di qualsiasi americano, pronto a citare come ulteriore prova la dominanza che ex giocatori marginali della NBA come Darren Day e Vinny Del Negro esercitano nei campionati giocati qui nel vecchio continente, piuttosto che lo strapotere in termini di fisico, velocità e difesa che il Dream Team può esercitare in qualsiasi momento. Il basket di marca FIBA può però nascondere qualche trabocchetto, dalla possibilità di utilizzare la difesa a zona a quella di rallentare ad arte il ritmo, utilizzando l'orologio dei 30 secondi. E di sicuro lituani e croati non sono i tipi da non dormire la notte per la preoccupazione di dover affrontare il Gotha della pallacanestro. Come vedete, di motivi per seguire con interesse questa avventura ce ne sono moltissimi. In questi speciali presenteremo i 12 componenti di una rappresentativa davvero da sogno, anticipandone di mezz'ora i primi passi ufficiali. Oggi cominciamo con Michael Jordan e Clyde Drexler, i migliori due giocatori in assoluto dell'ultima stagione NBA, protagonisti in finale di un'infuocata lotta per il titolo e massimi alfieri di quella pallacanestro spettacolo che David Stern ha deciso di propagandare in tutto il mondo proprio tramite la cassa di risonanza delle Olimpiadi.
alley-oop to Jordan with the right hand. Here in the first quarter. Drexler for three, nothing but nylon. To Jordan for the tie. Jordan at the buzzer with 1.2 left. Called a foul, too. There's a foul call. March of 84. Let's hope it doesn't do that. Drexler for two. Chicago showing poise. Jordan with six. Nails it home, and that might be it. Jordan almost walked with it. The two by Jordan. In and out. No good. Rebound. Pippen fights for it. Portland has it. Duckworth all alone. The Drexler. And it may not do him very much. Michael Air Jordan e Clyde Glide Drexler. Sono loro le due grandi attrazioni del Dream Team a stelle e strisce che infiammerà Barcellona. Tra poco li conosceremo meglio, ma prima godiamoceli ancora un po' in azione nelle loro incursioni aeree. We'll be right back.
move by Michael Jordan. And Gronkowski crosses the inbound pass, and he's there with a steal. On the run, got Paxson, Pippen, Paxson, got it. Michael Jordan. Oh, MJ! Oh, what a spin by Jordan! And the Heat lead it as Purdue lobs it inbounds. The catch made by Jordan. He turns and fires. It's good! Oh! You've seen it so many times before. To my God! L'America sogna con il Dream Team, torneo preolimpico americano. Tutti i giorni alle 14 e alle 20.45 in esclusiva su Teleview 2. Michael Jeffrey Jordan è nato il 17 febbraio 1963 a Brooklyn, nello stato di New York, mentre suo padre James prestava servizio militare nell'aeronautica. La famiglia di Michael è però originaria del North Carolina, dove lui è cresciuto passando l'infanzia e l'adolescenza a Wilmington. I suoi primi contatti con la pallacanestro risalgono a furiosi uno contro uno nel giardino di casa col fratello maggiore Larry, che usava schiacciare sulla testa del piccolo Michael con facilità, irridendolo per sovrammercato causa le dimensioni delle orecchie. Da quegli anni è passato parecchio tempo, se è vero come è vero che durante l'ultimo uno contro uno fraterno, Jordan Michael ha chiesto a Jordan Larry quale nome portassero le scarpe che quest'ultimo indossava. L'inizio della carriera ufficiale del nostro avviene con la Laney High School all'età di 15 anni. Jordan viene tagliato prima di diventare una stella 3 anni più tardi, senza peraltro riuscire a vincere il titolo statale dei licei, che risulta così essere l'unico alloro mancante in un impressionante palmarès. L'anno successivo, il giovane Michael entra infatti a far parte dei mitici Tar Heels dell'Università di North Carolina, e una stagione iniziata tra mille dubbi e scettici si conclude con questo tiro dall'angolo, valido per i 2 punti decisivi nella finale 1982 contro gli Hoyas dell'Università di Georgetown. Il resto della storia lo conoscete. 2 titoli di miglior giocatore dell'anno a livello universitario e la medaglia d'oro a Los Angeles nell'84 sono il preludio a una carriera NBA che trascende ormai il livello cestistico per accedere a quello totale delle superstar dello spettacolo. Lo hanno definito un'istituzione americana, un giocatore divino, una macchina da soldi e molte altre cose ancora. In realtà, chi lo conosce bene lo apprezza per quello che è. Un maniaco del basket che nel suo contratto da 8 anni per 25 milioni di dollari ha inserito una clausola che gli permette di prendere parte a qualsiasi partita per puro amore del gioco. Il resto, gli spot televisivi, la ricchezza smisurata, il fatto di essere un modello per milioni di giovani americani e non poter mai mettere un piede in fallo per non rovinarsi immagine e reputazione, viene vissuto con diversi stati d'animo da Michael Jordan, che per evitare l'abbraccio della folla si presenta negli hotel sotto lo pseudonimo di Leroy Smith, l'uomo che nel 1978 gli rubò l'ultimo posto nella squadra della Laney High School. A 29 anni, con 2 titoli NBA già nel carniere, Michael Jordan è comunque soprattutto un candidato al titolo di miglior giocatore di tutti i tempi, qualcosa che nella sua considerazione vale forse anche più dei 25 milioni di dollari che, sent più sent meno, intascherà quest'anno. Thank you.
Now Jordan on the drive. All the way to the rack. Oh, powerhouse! Oh, what a move by Jordan! It counts. È il professionista per eccellenza, a noi piace vederlo giocare a meno che non stia giocando contro di noi. A volte fa certe cose che ti lasciano così. E vorresti rivederle. Se lui venisse in città una volta alla settimana come il circo, andrei a vederlo sempre. Come vedete, non c'è un solo Michael Jordan. Fin da quando, al secondo anno nella Lega, segnò 63 punti a Boston nei playoff. Lui gioca per vincere, non certo per fare i numeri. Tutti vedono i punti che segna, ma fa anche un sacco di cose che migliorano di molto il rendimento della squadra. Domina le partite in attacco, ma le domina allo stesso modo in difesa, e questo ha conseguenze ancora più catastrofiche sulla fiducia in loro stessi degli avversari. Michael Jordan ti consuma piano piano sul campo col solo fatto che ci sia. Quando lui entra nella cabina e si veste da Superman è dappertutto. Tutti parlano sempre di come passano bene la palla Magic Johnson o Larry Bird, ma pochi riescono a comprendere che razza di passatore sia Michael. Un leader, un difensore, un realizzatore, un rimbalzista. Questo ed altro è Michael Air Jordan, l'uomo che gioca come gli altri possono solo sognare di fare. Jordan so unselfish he finds the open man. A volte rimani ipnotizzato a vederlo fluttuare nell'aria e non ti rendi conto che passa almeno quanto tira. E la gente si ricorda del canestro e non dell'assist. Lui è davvero un giocatore completo. He doesn't care. Oh, he just wants to win. He just wants to win. He'll do anything he can to win a basketball game. Non lo si può giudicare dai punti segnati, lui può segnare più o meno a volontà, gli piace coinvolgere i compagni, fare quello che serve per vincere. È stato capocannoniere, miglior difensore dell'anno, re delle schiacciate, tutto. Lui vuol solo vincere. Vincere. Un'ossessione cancellata l'anno scorso e perpetuata quest'anno, grazie anche ai sacrifici di quello che tutti a Chicago chiamano MJ. Sono stato capace di cambiare il mio gioco e Michael Jordan è diventato un giocatore capace di dare qualcosa agli altri, non un semplice solista. Considero il mio ruolo nella nazionale olimpica come leader e come pedina sempre utile, uno capace di entrare e fare quello che serve. A Barcellona saremo gli Stati Uniti ed io ho grande fiducia che faremo bene. Amici sportivi, con me Clyde the Glide Drexler, giocatore olimpico. Adesso chiediamo cosa sente lui di essere nominato, selezionato per questa squadra olimpica. Clyde, how did it feel to get chosen for the Olympic team? Oh, it's a great honor. È un grande onore, una cosa molto bella, ed ora aspetto le Olimpiadi con trepidazione. Well, seconda domanda, second question coming up, Clyde. Cosa ne pensi di questa squadra olimpica? Quali problemi che possono avere se le avranno? What do you think about the Olympic team? And can you guys have any problems or what? Well, I think it's a great. Credo che sia un gruppo di grandi giocatori con molto talento. Non penso ci saranno grossi problemi se ci avvicineremo alle Olimpiadi con la giusta mentalità. Last question, ultima domanda. Altre squadre che magari lui conosce attraverso i giornali, altre notizie? Any other teams that you know about through the mass media, the newspapers, that you think you might run into either in Portland in the Tournament of the Americas or in the Olympic Games? Ci sono squadre che possono metterci alla frusta e minacciarci. Dobbiamo essere al massimo e stare attenti e non avremo problemi. If we take care of business, I don't think there'll be many problems. Nessuno, tranne ovviamente il già citato Jordan,
comunica allo spettatore le vibrazioni che Clyde Drexler è in grado di comunicare. Nato il 22 giugno 1962 a New Orleans, in Louisiana, il secondo miglior giocatore della NBA quest'anno, ha trascorso l'infanzia a Houston assieme a 6 tra fratelli e sorelle. Cresciuto dalla madre e dal patrigno Manuel Scott, rispettivamente cassiera e macellaio di un grande supermercato. Appassionatosi alle vicende degli Astros e degli Oilers, il giovane Clyde scoprì il basket solo a 16 anni, diventando subito titolare della Ross S. Sterling High School e mettendosi in tale evidenza da essere reclutato dai Cougars dell'Università di Houston. In 3 stagioni sotto la guida di Guy Lewis, Drexler tenne una media di 14 punti e 10 rimbalzi a partita, trascinando assieme ad Hakeem Olajuwon, Larry Mischio e Michael Young la squadra a 2 viaggi consecutivi alle Final Four, il secondo dei quali nel 1983, concluso da questo irreale canestro allo scadere di Lorenzo Charles. Ripresosi dalla cocente delusione, Drexler decide di abbandonare il college con un anno di anticipo e viene scelto da Portland con il numero 14 al primo giro del draft 1983. I primi tempi nella NBA non sono facili e al primo anno gioca solamente 19 minuti a partita, con 8 punti e 3 rimbalzi di media. Dalla stagione 84-85 le cose cominciano però a cambiare. Il giocatore che in estate era stato offerto ai New York Knicks per uno scambio alla pari con Pat Cummings diventa protagonista assoluto, più che raddoppiando le sue medie e arrivando a occupare quel posto di titolare che nessuno sarà più in grado di sottrargli. Grande appassionato di quadri, computer e lingue straniere, Drexler sembra destinato per le sue caratteristiche a suscitare polemiche e apprezzamenti in pari misura. Se non esistesse Jordan, lo conosceremmo tutti molto meglio, ha dichiarato Cotton Fitzsimmons, mentre i compagni hanno definito una pagliacciata l'esclusione del suo nome dalla lista originaria dei 10 selezionati per Barcellona. Chi ama il bel gioco non può d'altronde evitare di amare Clyde the Glide, l'uomo che veleggia ineffabile nel cielo con apparente facilità. Per quanto dotatissimo, Drexler è stato comunque a più riprese attaccato da folte schiere di critici e anche le finali di quest'anno non hanno cancellato i dubbi. Michael Thompson lo chiamava uomo conchiglia per l'impermeabilità alle critiche. Jack Ramsey e Mike Schuller hanno pagato divergenze di vedute con la loro stella con licenziamento e Don Nelson, prima di scusarsi quest'anno, lo aveva definito il giocatore più sopravvalutato della Lega, un cancro che impedisce a qualsiasi organizzazione di raggiungere i propri obiettivi. Sia come sia, la classe non è acqua e i Portland Trail Blazers ne sono talmente convinti da aver deciso di ricompensarlo con un contratto da 8 milioni di dollari per la sola stagione 95-96. Clyde Drexler, arrivato nella NBA dopo 5 soli anni di pallacanestro, con un ball handling e un tiro zoppicanti, ha lavorato con determinazione per limare i suoi difetti, facendo ricorso a quello spirito che a Houston lo portava a trascorrere intere notti in palestra assieme a Michael Young per affinare il talento. Certo, le sue decisioni sul campo sono senz'altro passibili di miglioramento e quel carattere tranquillo ed equilibrato, che nella vita lo rende simpatico e ben voluto, andrebbe forse sostituito sul terreno di gioco da una più spiccata attitudine alla leadership. Con tutto questo, a 29 anni, Clyde the Glide è chiaramente una superstar e giova ricordare che perfino Jordan ha dovuto sudare 7 camicie prima di arrivare a vincere un campionato. Il piccolo e magro 12enne, che cominciò a praticare le arti marziali per migliorare la coordinazione, oggi è un atleta eccezionale, che pratica anche golf e tennis ad altissimo livello e corre alla velocità di uno sprinter di fama mondiale. Criticatelo se volete, ma il ragazzo che sognava i voli a canestro di Walt Frazier e Julius Erving tra qualche anno sarà oggetto dei sogni di qualche adolescente e questo non glielo potrà mai levare nessuno.
Di tutti i motivi di interesse che il Dream Team suscita, è impossibile trovarne uno più intenso e significativo di quello che le immagini hanno richiamato. Portland e Barcellona potrebbero infatti essere gli ultimi due parquet che Larry Joe Bird e Irving Magic Johnson calcheranno, prima di consegnarsi definitivamente alla leggenda dello sport. Paracadutata nella Lega nel 1979, quando la NBA era finanziariamente sull'orlo del fallimento e i conti non tornavano nemmeno a livello di immagine, questa strana coppia è riuscita nel miracolo, trasformando la propria rivalità nel marchio di fabbrica per eccellenza di un'azienda che produce reddito a ritmo continuamente crescente. In questo periodo, due persone e giocatori dalle caratteristiche diametralmente opposte hanno cementato un rapporto cui è sempre mancata una sola cosa, quella maglia in comune che proprio in questi giorni hanno finalmente indossato. Così diversi ed uguali, Magic e Larry hanno fatto conoscenza nella primavera del 79, scontrandosi per la supremazia universitaria con le maglie di Michigan State e Indiana State. Da allora sono cambiati i colori ma non la sostanza, e i duelli tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics hanno aggiunto al loro decennale fascino una nota di grande spettacolarità. Dal 1984 al 1987, biancoverdi e giallo-viola si sono trovati in finale più volte, rilanciando definitivamente in TV e nelle arene uno spettacolo che ansimava pochi anni prima, grazie soprattutto agli impeccabili costumi in campo e fuori della nostra coppia d'assi. Comprensibile è dunque l'emozione con cui tutti ci avviciniamo a questo appuntamento, soprattutto dopo aver vissuto con Magic un anno davvero particolare. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers. Quando entro in campo sento a volte delle vibrazioni speciali. Allora comincio a muovermi, a cercare di fare qualcosa di più del normale. È l'essenza dello showtime, quello spettacolo che devi dare ai tifosi di Los Angeles a tutti i costi. Voglio che i tifosi vadano in ufficio il giorno dopo e dicano ai colleghi: vi siete persi il Magic Show ieri sera.
Irvin Magic Johnson è nato a Lansing, nel Michigan, il 14 agosto 1959. Introdotto al basket dal padre Irvin Sr., cominciò a stupire fin dall'età di 14 anni, meritandosi quel soprannome che tutto il mondo oggi conosce dopo una prestazione da 36 punti, 18 rimbalzi e 16 assist con la maglia della Everett High School. In campo, Irvin Magic lo è sempre stato per davvero, trascinando il suo liceo al titolo statale del Michigan prima di portare Michigan State al primo posto nella Big Ten nel 78 e al titolo NCAA l'anno seguente, quando dopo un torneo trionfale fu eletto miglior giocatore delle Final Four di Salt Lake City. Dopo l'annata da sophomore, Irvin decide di passare professionista e viene selezionato con la prima scelta assoluta dai Los Angeles Lakers, che utilizzano allo scopo una scelta ricevuta due anni prima da Utah a titolo di compensazione per il passaggio ai Jazz di Gale Goodrich. Il primo anno nei Lakers è memorabile. La selezione nel miglior quintetto delle matricole e i 18 punti a partita sono solo il viatico ai playoff, in cui la squadra di Paul Westhead cavalca decisa fino alla finale, dove trova gli agguerriti Philadelphia 76ers di Julius Erving. In vantaggio 3-2, e lei perde Jabbar per infortunio e decide di preservarlo per la settima partita, non facendolo partecipare alla trasferta allo Spectrum. Senza il suo centro titolare, Westhead inserisce Irvin in pivot nel quintetto di partenza, venendone ricompensato con 42 punti e 15 rimbalzi che valgono l'anello per i Lakers e il titolo di MVP della serie finale per il 21enne Magic. L'anno successivo arrivano le prime delusioni. Un grave infortunio lo costringe a giocare solo 37 partite in regular season, prima che gli Houston Rockets sorprendano i Lakers in tre partite al primo turno dei playoff. La stagione 81-82 segna molti avvenimenti fondamentali nella carriera del nostro, che critica apertamente i metodi di Westhead subito prima che venga sostituito alla guida della squadra da una ex riserva e telecronista dei Lakers, Pat Riley. Tra i due si stabilisce immediatamente un feeling destinato a sfidare il tempo e il pubblico del forum, che aveva fischiato Johnson per il procurato licenziamento di Westhead, lo acclama pochi mesi dopo come pedina chiave della squadra che vince il titolo battendo in finale Philadelphia 4-2. È l'inizio di un'era che porterà ai Lakers altre 7 finali con 3 anelli di campione del mondo. I momenti più duri arrivano nel 1984, quando la squadra e Magic buttano via contro Boston, un'occasione che appare irripetibile. Ma l'anno seguente la vendetta arriva puntuale. Dopo 8 tentativi infruttuosi, i Lakers superano Boston in una serie di finali, andandosi a prendere il titolo proprio in quel Garden, che per decenni era risultato inviolabile. Per la squadra e Magic è la fine di un incubo, tanto che nel 1987, proprio nel vecchio impianto di Boston, Irvin firma la sua impresa più bella. Il baby hook, che vale praticamente la vittoria nella serie, segna il punto più alto della squadra che ha indelebilmente caratterizzato gli anni 80 del basket pro. C'è ancora tempo per una vittoria contro Detroit e per assaporare l'anno seguente l'amarezza di un infortunio in gara 2 che pone fine ai sogni di gloria. Il sogno sembra finito, ma la passata stagione vede ancora Magic in particolare evidenza. Il nuovo allenatore Mike Dunleavy gli modifica il ruolo, ma il carisma rimane intatto ed è sufficiente per riportare Los Angeles in vetta. Il resto è storia recente. La sconfitta in finale contro Chicago, il matrimonio, l'Open a Parigi prima del drammatico annuncio. Il sorriso più largo del mondo però non si spegne. Prima rassicura tutti sulla sua voglia di combattere con le parole e poi viene convocato a furor di popolo per l'All-Star Game di Orlando, dove scrive l'ultimo capitolo in ordine cronologico di una storia ancora lontana dal finale.
To Bird again. Up fakes. Fires another three-pointer. Oh! Ties it up! 113 to 113! Off balance. Falling out of bounds. Is he worth the price of admission or what? Cerco di non fare troppi numeri fini a se stessi, ma quando si lavora così tanto sui fondamentali, si migliora per forza. Larry Joe Bird è nato a West Baden, nello stato dell'Indiana, il 7 dicembre 1956. La sua infanzia trascorre nella piccola French League, sempre all'ombra di un canestro, fino alle prime esperienze agonistiche con la maglia della Springs Valley High School. Il ragazzo dimostra un talento fuori dal comune ed ovviamente si appuntano su di lui le attenzioni di quella università dell'Indiana, che rappresenta in tutto lo stato l'autentica istituzione cestistica. Larry però non giocherà mai alla corte di Bobby Knight, preferendo trasferirsi immediatamente a Indiana State, ateneo che conoscerà con lui gli unici momenti di gloria cestistica della propria storia. Bird è componente fisso di qualsiasi squadra di All America e nel 79 porta i Sycamores a soli 40 minuti dal titolo. Un anno prima, i Boston Celtics, sfruttando una possibilità offertagli dalle regole allora vigenti, avevano speso la loro prima scelta, numero 6 complessiva, per bloccare la fenomenale ala dai capelli biondi. È l'inizio di un matrimonio felice che porterà ad un fenomeno di identificazione tra il numero 33 e la squadra con pochi precedenti. Bird è subito matricola dell'anno prima di conquistare il primo anello l'anno seguente, recitando un ruolo da protagonista nella serie finale vinta contro Houston 4-2. È la consacrazione
di un giocatore che, proprio come Magic, non impone la forza o il fisico, ma domina gli avversari col cervello, con una tecnica e una conoscenza del gioco inimitabili, elevando il passaggio ad arte. Un giocatore che, quando si tratta di giocare il pallone decisivo, non ha eguali, Magic a parte. Con lui i Celtics vinceranno tanto, altri due titoli, trasformando il Garden in un fortino inespugnabile, con una pallacanestro forse meno scintillante di quella dei Lakers ispirata da Johnson, ma di tremenda efficacia. Il punto più alto della parabola viene forse toccato nell'86, quando Bird guida i Celtics in finale contro gli Houston Rockets, impotenti contro una front line in cui Parrish, McHale ed il rinato Bill Walton diventano inarrestabili perché armati dalla mano fatale di Larry. Negli ultimi anni gli infortuni esigono il loro pesante pedaggio, ma Bird non molla e mantiene sempre i Celtics a livelli di eccellenza assoluta. Per un ragazzo di campagna, una carriera davvero niente male. Vorremmo ringraziarvi come squadra per il supporto offertoci. C'è solo un altro posto in cui vorrei essere, French League. Got nothing against the big town. Still hayseed enough to say look who's in the big town. But my bed is in a small town. Oh, that's good enough for me. Well, I was born in a small town, and I can breathe in a small town. Gonna die in a small town. Oh, that's probably where the bear is. La loro classe è tanto più evidente oggi che il meritato riposo per i due guerrieri sembra ormai vicino. Portland e Barcellona potrebbero essere le due tappe finali di un viaggio ideale che ha esteso a dismisura i confini della NBA. E noi non possiamo che unirci a tutti i tifosi del mondo dicendo grazie Magic e grazie Larry. In this world of troubles.
My music brings me through.